Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute a una nuova edizione del TG6. È guerra in Ucraina, ormai lo sapete, anche in Abruzzo molti cittadini di origine ucraina sono in ansia per i parenti e gli amici che sono in patria. E domenica pomeriggio è prevista una manifestazione in Piazza Sacro Cuore a Pescara per sensibilizzare gli abruzzesi su questo tema, la guerra in Ucraina. Ce ne parla Jacopo Forcella. L'invasione russa dell'Ucraina è iniziata alle 4 del mattino ora italiana. L'operazione militare speciale annunciata da Vladimir Putin in un discorso in TV ha per il presidente russo l'obiettivo di demilitarizzare ma non occupare l'Ucraina, aggiungendo che intende denazificare il paese. Ha anche lanciato un monito: chiunque provi a interferire o a minacciarci deve sapere che la nostra risposta sarà immediata e porterà conseguenze mai sperimentate nella storia. L'attacco militare della Russia sta riguardando diverse città. Lancio di missili e colpi di mortaio sono avvenuti in tutto il paese, con esplosioni anche nella capitale Kiev. Centinaia le vittime nelle varie zone dell'Ucraina, stando a quanto riportato dalla CNN. In un consiglio straordinario, l'Alleanza Atlantica ha annunciato l'intenzione di inviare forze di terra, aria e mare nei territori ai confini orientali della NATO, vicino a Ucraina e Russia. I leader europei e il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi hanno condannato l'attacco e annunciato nuove pesanti sanzioni contro Mosca. Un attacco della Russia all'Ucraina che il presidente della regione Abruzzo ha definito inaccettabile. Sono vicino alla popolazione ucraina, ha scritto Marsiglio in un post social, duramente provata in queste ore terribili a fianco dell'Europa e della comunità internazionale. Auspico la cessazione immediata di questa folle guerra e il rispetto del diritto internazionale. Preoccupazione per figli e parenti rimasti in patria. Anche a Pescara, dove lavorano come badanti numerose ucraine, si vivono con grande trepidazione e paura queste ore con i venti di guerra che continuano a soffiare. Nel capoluogo adriatico, Piazza Sacro Cuore, il ritrovo di numerose ucraine badanti che si incontrano tra loro nelle mezze giornate libere dal lavoro. Peraltro è stata organizzata per domenica pomeriggio alle 14:30, sempre in Piazza Sacro Cuore, una manifestazione per sensibilizzare i tanti cittadini pescaresi e abruzzesi. Solo nella città di Pescara, secondo un recente censimento, sono circa 300 le ucraine che sono domiciliate e lavorano in città. E le ripercussioni non possono non riguardare anche l'Abruzzo per l'aumento del costo del gas, del grano. L'Ucraina è il primo produttore europeo per l'export abruzzese verso la Russia, vale 86 milioni di euro. Ma non solo, c'è anche una questione che riguarda il turismo abruzzese dalla Russia che negli ultimi anni, prima della pandemia, era comunque in crescita. Ma tant'è che nel 2019 gli arrivi dei viaggiatori russi nelle quattro province erano stati pari a 4.214 unità, 17.532 presenze, ovvero i pernottamenti nelle strutture ricettive. Questi sono dati di Federalberghi Abruzzo. I flussi turistici in Abruzzo sono al 17° posto per numero di arrivi nella classifica che vede sul podio Germania, Svizzera e Francia. A livello territoriale in testa c'è la provincia di Pescara con 1.543 arrivi di turisti russi e 5.055 presenze, seguita dal Teramano che, seppur con un numero inferiore di arrivi, 1.482, vanta il maggior numero di presenze, 9.551. Poi ci sono il Chietino, 651 arrivi, 1.746 presenze, l'Aquilano, 538 arrivi, 1.180 presenze. Dopo il periodo drammatico legato all'emergenza Covid, sembrava che ci stessimo avviando alla ripresa, afferma il presidente di Federalberghi Abruzzo, Gianmarco Giovannelli. Quello russo è un mercato molto interessante che può dare prospettive utili rispetto a tanti club di prodotto, a tanti mercati turistici, alberghieri ed extraalberghieri, senza tralasciare i borghi, sui quali il mercato russo è molto sensibile, e le strutture di qualità delle località balneari. Ciò che preoccupa in questa delicatissima fase, continua il presidente di Federalberghi, non sono solo gli effetti sui flussi turistici russi verso l'Abruzzo, ma anche la situazione di incertezza in cui stiamo nuovamente piombando. L'auspicio è che l'attuale crisi possa presto risolversi positivamente, ed ovviamente l'auspicio di tutti. Ma ora cambiamo argomento: si prevedono disagi per i pendolari nella nostra regione a causa dello sciopero di 24 ore degli autoferrotranvieri. La causa? Il mancato rinnovo del contratto collettivo del lavoro scaduto a dicembre 2017. Saranno comunque attivate fasce di garanzia. Paolo Renzetti.
Giornata nera domani nel paese, ovviamente anche nella nostra regione, per lo sciopero nazionale di 24 ore nel settore dei trasporti. Gli autoferrotranvieri incroceranno le braccia per chiedere il rinnovo del contratto, ma anche risposte certe sul futuro occupazionale. È una protesta più che legittima, tenuto conto che i lavoratori del settore sono in attesa del rinnovo del contratto dal 31 dicembre del 2017. Quindi sono ben 5 anni, che è una categoria che tra l'altro ha avuto un ruolo determinante nel periodo del lockdown, vede negarsi un diritto sacrosanto. In Abruzzo prosegue anche sul fronte dei concorsi e delle nuove assunzioni il braccio di ferro tra le varie sigle sindacali e i vertici della tua società unica di trasporto locale. Proprio questo è il punto, la tua rappresenta un po' la problematica a livello regionale di quanto noi sosteniamo a livello nazionale. Non si può pensare di creare una nuova povertà nei lavoratori di questo settore. Essere assunti anche con contratti a tempo indeterminato, ma avere un salario di poco superiore ai 1000 euro significa creare un lavoro precario sia in termini economici che in termini di normative e di diritti di questi lavoratori. Voi continuate comunque il colloquio con l'azienda? Noi siamo sempre disposti al dialogo, sempre che qualcuno sia intenzionato e abbia voglia di ascoltarci. Il 31 marzo terminerà l'emergenza nazionale, che cosa potrà accadere sul fronte dei trasporti sotto questo punto di vista? Allora, innanzitutto noi auspichiamo una ripresa appunto sia del trasporto pubblico locale ma anche di tutte quelle attività di trasporto private, penso ai noleggi che hanno sofferto tantissimo in questo periodo, anche lì c'è tutto un mondo che va tutelato e salvaguardato, quindi l'auspicio è che attraverso i trasporti il paese e la nostra regione riparta. Torniamo a occuparci del raddoppio ferroviario della Roma-Pescara. Dopo il Comitato dei Sindaci è stata costituita a Chieti la commissione consiliare che valuterà il progetto di rete ferrovia italiana alla luce anche delle istanze proprio dei comuni interessati. Serenia Secondi. Si è riunita di nuovo questa mattina, all'indomani della sua costituzione, la commissione consiliare a Chieti, nata per studiare il progetto che punta alla velocizzazione della linea ferroviaria Pescara-Roma e ridurre allo stesso tempo i disagi per il territorio. A presiedere la commissione, la cui nascita era stata annunciata lo scorso 31 gennaio nel corso del Consiglio Comunale straordinario, c'è Vincenzo Ginefra, il capogruppo della lista civica Chieti C'è, mentre alla vicepresidenza Roberto Miscia, il consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Il lavoro della Commissione si focalizzerà, come già annunciato più volte, su un'alternativa da trovare da contrapporre al progetto di RFI, e cioè la delocalizzazione del doppio binario sulla ferrovia già esistente dell'interporto Val Pescara di Manoppello. Dal canto suo, Ginefra ribadisce la necessità per la Commissione di creare un collegamento tra le iniziative di RFI e le esigenze dei comuni in modo da non impattare sul territorio. Attraverso l'ascolto dei comitati e il dialogo con i comuni interessati si cercherà di trovare soluzioni che siano condivise da tutti nel dibattito pubblico che si terrà a metà marzo. Questa mattina intanto si è aggiunto un altro tassello programmatico, è stato stilato un cronoprogramma e sono stati esaminati i documenti in possesso della neonata commissione, passaggio propedeutico al confronto che ci sarà con la commissione urbanistica del comune di Chieti per elaborare una proposta da portare in consiglio comunale quanto prima. Prossima convocazione per la commissione sarà martedì 1 marzo, quando si riunirà di nuovo per valutare le tavole progettuali da discutere e le proposte migliorative da apportare nel rispetto delle esigenze dei territori. Firmato il protocollo d'intesa tra Regione Abruzzo, ANCI Abruzzo e UNCEM. Due distinti documenti riguardano attività di collaborazione in materia di protezione civile. Ce ne parla Stefano Recanati. Una regione fragile dal punto di vista della conformazione geografica come l'Abruzzo, che in passato ha pagato il duro scotto delle negligenze di istituzioni non solo, da alcuni anni sta cercando, grazie all'encomiabile lavoro dei volontari di protezione civile, di mettere in campo servizi di prevenzione. Anche per questo la protezione civile regionale, con un protocollo d'intesa firmato con ANCI e UNCEM, ha deciso di rafforzare le cooperazioni con amministrazioni ed enti diversi chiamati a interagire tra di loro in caso di interventi. L'accordo riguarda inoltre l'organizzazione
realizzazione di iniziative volte alla prevenzione dei rischi, all'identificazione degli scenari di pericolosità e alla pianificazione del territorio ai fini di protezione civile. Nello specifico ANCI, punto di riferimento organizzativo dei comuni abruzzesi, si impegna ad intervenire con propri rappresentanti in ogni sede nella quale si discutano tematiche di protezione civile o si attuino politiche di sicurezza dei cittadini. Per questo l'impegno è quello di diffondere sul territorio strumenti in grado di razionalizzare l'impegno delle risorse, anche finanziarie, disponibili per le attività di protezione civile, intervenendo su fondazioni bancarie, istituzioni locali e regionali nell'individuare risorse per la formazione di eventuali progettualità territoriali. Considerato che il territorio regionale si sviluppa in larga parte su ambiti montani che richiedono l'attuazione di specifici strumenti atti a garantire efficaci interventi di protezione civile, l'accordo con UNCEM impegna la stessa Unione a svolgere azioni di tutela del presidio abitativo nei territori montani, come un obiettivo ineludibile per la tutela delle persone, dei beni e dell'ambiente naturale. In questo protocollo parleremo di formazione dei funzionari, parleremo di valorizzazione e promozione del volontariato di protezione civile, parleremo anche di strutture e strumenti per affrontare il coordinamento delle eventuali emergenze sul territorio. Il protocollo con UNCEM rappresenta un dettaglio ovviamente di attenzione in più alle condizioni, particolari condizioni dei piccoli comuni montani, proprio in virtù delle loro peculiarità e delle loro fragilità, diciamo così, negli aspetti di protezione civile e di risposta alla collettività. E ora il bollettino Covid, sono 1328 i nuovi casi di Covid accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Del totale 916 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività, calcolato quindi sulla somma tra i molecolari e gli antigenici, è pari a 9,32%, perdonatemi. Si registrano 5 decessi recenti, il bilancio delle vittime sale a 2.945, i ricoveri invece sono stabili. I nuovi positivi hanno età compresa tra 3 mesi e 96 anni, gli attualmente positivi nella nostra regione sono 69.774, sono 613 in più rispetto a ieri. Il dato comprende anche quei casi riguardanti i pazienti persi al follow-up, sui quali sono in corso verifiche. Del totale dei casi 416 pazienti, uno in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica 14, questo numero è invariato rispetto a ieri, sono invece quelli in terapia intensiva, mentre gli altri 69.344 positivi accertati, 614 in più rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare. I guariti nelle ultime 24 ore sono 710, mentre dei 5 decessi uno risale ai giorni scorsi ed è stato comunicato solo oggi dall'ASL, mentre gli altri 4 riguardano pazienti di età compresa tra i 67 e i 98 anni, uno in provincia dell'Aquila e 3 nel Teramano. Dei casi odierni 290 fanno riferimento alla provincia dell'Aquila, 379 a quella di Chieti, 280 al Pescarese, 331 al Teramano, mentre 30 dei contagiati provengono da fuori regione e per 18 persone sono attualmente in corso verifiche per accertarne la provenienza. E parliamo di vaccini, un discorso che tra pro e contrari ha tenuto banco negli ultimi mesi, anzi negli ultimi 2 anni, però se ne parlava già nel XVIII secolo. Sono emerse testimonianze da un documento, il primo periodico pubblicato in Abruzzo, che è stato fondato a Teramo nel 1792. Giornali, vaccini ed altre storie, già in un documento del 1700 c'era la dualità tra chi credeva nei vaccini e chi no. Cosa ne pensa invece oggi Luciano Di Tizio, che ha riscoperto questo testo, che lo ha studiato? Allora, intanto parliamo di un giornale del 1792 che si chiamava Commercio Scientifico d'Europa col Regno delle Due Sicilie, un giornale scientifico di altissimo livello con collaboratori importanti. In questo giornale del 1792 c'è un articolo in cui, anonimo, ma probabilmente scritto dal direttore della rivista, che era Vincenzo Comi, nel quale si dice: possibile che quest'anno, nonostante i 300 bambini immunizzati, nessuno è morto per il vaiolo e c'è qualcuno che per stolta bestialità o per ragioni che non si comprendono rifiuta questa pratica salutare che potrebbe salvare le vite? Nel 1792, prima ancora che Jenner inventasse con i suoi studi il vaccino bovino, che
quello poi praticato adesso per il vaiolo, che è infinitamente più sicuro, con mortalità quasi insignificanti. Le polemiche erano le stesse, dei Novax dell'epoca e dei Novax di oggi, le stesse cose, mancava soltanto il microchip perché allora non l'avevano ancora inventato. Ma tranne quello, diciamo tutte le stesse cose, le stesse obiezioni contro i vaccini, che pure salvano le vite. Un documento importante anche perché portava le firme di molti personaggi autorevoli del tempo. Sì, questo giornale è un giornale che è uscito per un solo anno a Teramo, che ha pubblicato per esempio articoli anche del nonno di Darwin, Erasmus Darwin, che era uno scienziato valente, ha pubblicato articoli di Galvani, articoli di altissimo livello, di personaggi che hanno fatto la storia della scienza. Commercio scientifico di Europa con il Regno delle Due Sicilie, perché allora, edito a Teramo, allora gli abruzzesi non erano sicuramente legati a un aspetto provinciale, non erano provincialisti, erano proiettati verso il mondo. Forse è una cosa che dovremmo riscoprire anche oggi. È iniziato il conto alla rovescia per la riapertura dei comparti 3 e 4 della riserva d'Annunziana di Pescara. Riapriranno la cittadinanza sabato 5 marzo dopo il grosso incendio, lo ricorderete, che colpì l'intera area il 1 agosto scorso. E intanto è partito un monitoraggio bimestrale grazie a un accordo con l'Università dell'Aquila per il comparto 5, che ha subito i maggiori danni e che resterà per il momento ancora chiuso. Assessore, è iniziato il conto alla rovescia, lo possiamo dire, il 5 marzo riapriranno i comparti 3 e 4 della riserva d'Annunziana. Una bella notizia dopo quanto accaduto il 1 agosto scorso. Ormai sono trascorsi 7-8 mesi, quindi abbiamo lavorato per rimettere in sicurezza i comparti 3 e 4 e sabato 5 marzo faremo l'inaugurazione, riapriremo la pineta, il comparto 3 e 4. Sarà una bella giornata, avete chiamato associazioni, ci saranno i ragazzi delle scuole? Ci saranno dei ragazzi delle scuole che stanno vicino alla pineta, del comprensivo 6 e del comprensivo 2, più ci saranno varie associazioni, perché ci teniamo in modo particolare a rimettere a disposizione la pineta, il laghetto, i percorsi per correre, i giochi, tutto ciò che è stato messo in sicurezza ed è tutto in ordine e ben sistemato. Stiamo lavorando anche con l'aiuto dell'Università dell'Aquila e con l'aiuto degli esperti che il sindaco ha indicato come commissione, per mettere in sicurezza e pulire anche il comparto 5. Cominceremo la pulizia nel giro di 15 giorni, abbiamo già approvato la delibera, quindi cominceremo a mettere in ordine e in pulizia il comparto 5 e poi ci vorrà del tempo. Il Comune di Teramo assumerà 10 persone tra educatori ed educatrici per potenziare la gestione pubblica dei micronidi della città. Le ultime assunzioni in questo settore risalgono agli anni 80 e l'amministrazione comunale si propone di tornare a gestire direttamente le 6 strutture del territorio. Tania Bonici Castelli. Il Comune di Teramo bandisce uno dei concorsi più grandi del centro Italia. Saranno assunti 10 tra educatori e educatrici per favorire la progressiva gestione interamente pubblica dei 6 micronidi della città. Le ultime assunzioni nel settore risalgono agli anni 80. Ad oggi l'amministrazione comunale di Teramo gestisce direttamente 3 di queste strutture e le più importanti: il nido di Via Diaz, quello di San Nicolò e da qualche tempo anche il nido Pinocchio alla Gammarana, da sempre fiore all'occhiello del sistema educativo cittadino rivolto ai bambini da 0 a 6 anni. Siamo stati i primi da 40 anni a questa parte a mettere in campo un concorso, anzi un maxi concorso per l'assunzione di educatrici, perché abbiamo denunciato sin da subito che era la carenza organica la problematica più importante da dover affrontare. Oggi diamo concretezza a quella programmazione, quel concorso è in via di conclusione, nelle prossime settimane uscirà la graduatoria definitiva, attingeremo il personale, faremo le valutazioni del caso. Contestualmente abbiamo promosso una rete e la costituzione di un coordinamento cittadino, siamo arrivati alla sottoscrizione da parte di tutti gli enti privati dello stesso per
percorso pedagogico delle strutture pubbliche, quindi come giustamente ricordava il sindaco andiamo verso la pubblicizzazione del privato e quindi una rete integrata che ci consentirà di innalzare la qualità e di coinvolgere sempre più famiglie. Tra gli obiettivi più immediati dell'amministrazione comunale di Teramo c'è quello di dare uniformità didattica a tutti e sei i nidi della città, anche a quelli che per il momento restano a gestione privata. È prevista infatti una convenzione con il Comune che stabilirà uguali parametri per ogni scuola. Si ritorna dunque alla gestione diretta. Si sta attuando il piano che abbiamo programmato con grande chiarezza e grazie ad una pianificazione che ci consente appunto di riassumere educatrici e educatori attraverso il concorso, di fatto torna un nido nella gestione pubblica diretta, il nido Pinocchio, il nido Anna Ferrante. Questo è un grandissimo risultato, c'è un'inversione di tendenza importante, Teramo diventa un modello, un laboratorio per tutti gli altri comuni, per i nidi, ma io direi per lo 06, grazie al lavoro che è stato fatto nel corso di questi anni. E come ho detto qualche tempo fa, quando è stato avviato questo piano, noi non stiamo privatizzando nulla, tutt'altro, stiamo pubblicizzando tutti i nidi, anche i nidi privati, attraverso una convenzione appunto che consente di innalzare lo standard di qualità sulla base della gestione pubblica. Grazie all'app Scopri Teramo è possibile passeggiare per la città e avere informazioni in tempo reale sui siti di interesse storico, applicazione che fa un passo avanti grazie agli studenti del liceo linguistico Milli di Teramo che tradurranno in 4 lingue straniere tutti i testi dell'app. Scopri Teramo è un'app intelligente ideata da un giovane ricercatore teramano, Matteo Renzi, e adottata dal Comune di Teramo. Una volta scaricata, il gioco è fatto. Nell'esatto momento in cui si passa accanto ad un monumento della città, ecco immediato l'arrivo di un messaggio sul proprio cellulare con tutte le notizie e le foto del sito storico. Oggi questa app fa un passo in avanti, tutti i testi saranno tradotti in 4 lingue, il che permetterà il suo utilizzo anche da parte dei turisti stranieri. Il servizio di traduzione sarà fornito dagli studenti del liceo linguistico Milli di Teramo. Oggi in particolare abbiamo parlato a questi ragazzi che si occuperanno della traduzione, ognuno si occuperà di un testo, chiedendo di farlo bene, di occuparsi bene di queste traduzioni e portando l'esempio anche di un altro ragazzo, il teramano Matteo Renzi, che ha avuto un'idea per la sua città, l'ha presentata alla Fondazione Ballone, al premio della Fondazione Ballone, ed è stato premiato perché l'idea era effettivamente qualcosa anche di straordinario sotto l'aspetto tecnologico e di innovativo in ambito turistico. Per noi è una risorsa enorme poter tradurre così rapidamente tutti i testi dell'app, perché anche già dallo scorso anno con la manifestazione di Teramo Natura Indomita e con altre iniziative abbiamo effettivamente ricevuto tantissimi turisti anche provenienti da fuori nazione, quindi è importante avere questi strumenti tutti in lingua e disponibili per tutti. Ci sono tantissime altre scuole che in qualche modo potranno integrare questa applicazione, perché? Perché è un'applicazione, è un progetto a lungo termine, lo definirei, abbiamo acquistato i server per oltre 10 anni, quindi oggi abbiamo un percorso che si chiama Scopri Teramo, ma potremo avere il percorso delle chiese, potremo avere il percorso naturalistico della città di Teramo, potremo avere il percorso della provincia di Teramo e delle frazioni di questo comune, quindi c'è tanto da lavorare e il coinvolgimento delle scuole è necessario davvero. La collaborazione alla crescita dell'app Scopri Teramo da parte degli studenti teramani rappresenta per i ragazzi stessi un accrescimento culturale di notevole importanza, come spiega la preside del liceo Milli, Manuela Divisi. I ragazzi sono una grande risorsa, sono il nostro futuro, sono coloro che poi dovranno fare delle scelte anche per noi e quindi è giusto sensibilizzarli verso queste tematiche. E da qui è nata proprio l'idea di arricchire quest'app già proposta dal Comune di Teramo, anche per dare la possibilità ai turisti di poterne fruire e di visitare questa bellissima città con molta consapevolezza, con cognizione, e quindi i nostri studenti del liceo linguistico si cimenteranno nella traduzione di questi luoghi di interesse. 20 giorni e poi riaprirà al pubblico uno dei centri sportivi storici di Montesilvano. Si tratta del centro Trisi, che con questo restyling si candida ad ospitare eventi di caratura nazionale e non solo.
Manca poco e poi finalmente tornerà alla luce uno dei centri sportivi più importanti della città di Montesilvano. È davvero il caso di dirlo, finalmente ci siamo. 20 giorni e restituiamo alla città un centro riqualificato, un centro potenziato da un punto di vista sportivo, un centro per il quale ci siamo presi qualche tempo in più, perché al di là del programma che era stato già in qualche modo fissato, abbiamo ragionato una serie di migliorie, una serie di interventi che renderanno questo centro ancora più, come dicevo prima, ancora più attrattivo. È un centro ereditato dal dottor Trisi e merita non soltanto per la sua ovviamente vocazione, ma anche per ringraziare insomma chi ha voluto devolvere un centro così importante alla città, ha avuto quello che meritava. Alcune modifiche apportate in corso d'opera permetteranno al centro di essere più funzionale. Sono stati realizzati 4 campi in terra battuta e questo è stato fondamentale per la candidatura della stessa Montesilvano ad ospitare campionati ATP e ATF, mentre con un finanziamento appena ricevuto di 750.000 euro sarà realizzato un campo centrale sempre in terra battuta corredato di tribune. Sul campo 3 invece prenderà vita una sorta di palazzetto in vista dei campionati europei di futsal per non udenti di scena nel prossimo mese di ottobre, dunque un passo fondamentale verso una destagionalizzazione delle attività in città. Stiamo cercando di destagionalizzare l'offerta turistica anche mediante la proposta di eventi sportivi e quest'anno ne avremo tantissimi a partire già da aprile fino alla fine di ottobre, quindi stiamo lavorando in quest'ottica e questo centro nuovo e rinnovato ci darà sicuramente una grossa mano in tal senso. Lo sport con il calcio di Serie C, ieri una serata quasi perfetta per il Pescara che al Benelli di Pesaro vince con un gol nel primo e uno nel secondo tempo. Sono Cernigoia e Zappella gli autori delle reti che consentono alla squadra di Auteri di tornare a un successo che mancava da 3 turni di campionato e guardare così con maggiore fiducia verso il posticipo di lunedì sera in casa della capolista Modena. Con il più classico dei risultati, il Pescara espugna il Tonino Benelli di Pesaro tornando al successo dopo 3 turni. Vittoria limpida e mai in discussione per Sorrentino e compagni che hanno risposto nel modo migliore alle critiche dopo il pareggio di Fermo. Auteri senza Ferrari squalificato e Giambome, Musciai e Delle Monache infortunati si affida ancora a Cernigoi come terminale offensivo e sarà premiato dalla prestazione dell'ex attaccante del Seregno. La Vispesaro senza gli squalificati Cusumano, Quadro e Gucci gioca con il 3-5-2. Alla Benelli si gioca di fronte a 900 spettatori fra cui un centinaio di supporters pescaresi. Alla minuto subito un pericolo per i biancazzurri con la traversa colpita dall'attaccante di casa Cannavò. Aggressiva la squadra di Banchini nei primi minuti con il pressing a tutto campo. All'ottavo parità nei legni con il palo di Dursi con un destro a giro davvero bello che avrebbe meritato miglior sorte. Passa qualche secondo su cross da angolo di Pompetti, Cernigoi di testa mette alle spalle di Farroni segnando il gol del vantaggio abruzzese. Prima rete con la maglia del Pescara per l'ex attaccante del Seregno che viene festeggiato giustamente dai compagni. Gara subito emozionante, Pescara però in palla e vicino al raddoppio al 15° con la traversa colpita dalla distanza da Marco Pompetti. La squadra di Gaetano Teri va alla ricerca del raddoppio con convinzione lasciando pochi spazi ai padroni di casa. Si gioca a buon ritmo con il direttore di gara che lascia spesso giocare con clemenza per il Pescara che si rivede al 29° con un tiro cross insidioso che fa finire la sfera di poco al lato. Bene gli abruzzesi che attaccano senza correre mai seri rischi. Al 39° su angolo di Astrologo per la formazione di casa mischia in area abruzzese con il colpo di testa di Saccani che non crea problemi a Sorrentino. Nella ripresa al 7° azione pericolosa dei marchigiani con Lombardi che conclude però centralmente. Al 10° si infortuna Pontisso che viene sostituito da Cancellotti, ma il Pescara è in serata e cinico e al 16° Zappella schierato dopo l'uscita di Pontisso come centrocampista avanzato liberato da Clemenza in area 2-0 siglando il raddoppio per i biancazzurri che permette al Delfino di mettere la gara davvero in discesa. Al 21° Cannavò per i padroni di casa sugli sviluppi di un corner colpisce di testa verso la porta di Sorrentino che si salva con l'aiuto del palo con i locali che chiedono il gol ma con il direttore di gara che lascia proseguire. Dopo lo scampato pericolo al 22° si infortuna anche Veroli nel Pescara che deve lasciare il campo a Drudi. La formazione abruzzese torna al 3-4-3 e con il doppio vantaggio Auteri al 31
21esimo effettua un triplo cambio lanciando nella mischia Frascatore, Rauti e Blanuta al posto di Clemenza, Cernigoi e Dursi. La partita sembra non avere più storia con Rauti, che si guadagna una punizione poco dopo impegnando da 30 metri il portiere della Vis Farroni. Alla 39esimo ci prova Cancellotti incornando il pallone di poco sopra la traversa, poi più nulla con i biancazzurri che portano a casa i tre punti a 5 giorni dal posticipo di lunedì 28 febbraio in casa della nuova capolista solitaria del campionato Modena. E a proposito del Modena, ieri il Modena ha vinto al Bonolis di Teramo, biancorossi autori di un'ottima prova coronata dal vantaggio lampo di Arrigoni. Ai modenesi però serve un super tremolada per la rimonta e il sorpasso. Si può essere felici dopo una sconfitta? No, e nemmeno il Teramo ci mancherebbe. Ma aver lottato ad armi pari col Modena è un successo che non porta punti in classifica ma in autostima, quello sì. Lo stop 1-2, salutato dagli applausi del Bonolis, è un viatico determinante perché tra poche ore è di nuovo campionato e col Grosseto domenica. Lì sarà un'altra storia. La prima mezz'ora del Diavolo è pressoché perfetta, squadra sospinta da un approccio superlativo e che paga subito i dividendi grazie all'intervento in area di Magnino su D'Andrea, che manda Arrigoni alla battuta dagli 11 metri. Il capitano non sbaglia, batte Gagno e regala un vantaggio che il Teramo legittimerà quasi fino allo striscione del traguardo del primo tempo. Ma conquistato l'1-0, Malotti due volte rischia di calare il bis a stretto giro, prima con un sinistro arcuato che sfiora l'incrocio dei pali, poi con un traversone su cui né D'Andrea né Bernardotto riescono a deviare alle spalle dell'estremo difensore gialloblu. La superficialità modenese tuttavia dalla mezz'ora in poi svanisce come d'incanto, il Teramo non riesce più ad uscire come faceva in precedenza ed è una sequenza di occasioni per l'11 di Attilio Tesser. Minesso di testa chiama Perucchini al salvataggio sul suo palo, mentre Tremolada fa le prove generali al 34esimo con la conclusione al lato. In mezzo la punizione alta sempre di Arrigoni che interrompe per qualche istante una pressione costante. Minesso ancora di testa fuori e al primo di recupero è Tremolada a scardinare il fortino biancorosso con un sinistro di rara bellezza. Una spinta decisiva che all'inizio ripresa vale il sorpasso sempre col numero 32. Stavolta Soprano travolge Ogunsei in area e manda il trequartista alla battuta mancina. Perucchini è battuto ed è 1-2. Un risultato che vacilla però, quando Malotti, sei giri di lancette più tardi, scarica un bolide verso Gagno, prodigioso nel riflesso che tiene il Modena avanti. Rammarico, come sulla girata qualche istante dopo, di Soprano di testa, di poco alto. Quindi inserisce Rosso e Cisco per Malotti e Bernardotto, Teramo che perde centimetri ma guadagna gamba, entrano anche Viero e De Grazia, ma è il Modena a sfiorare il tris a tempo scaduto con un altro non entrato, Di Paola, che centra il montante alla sinistra di Perucchini. Al triplice fischio, arrivato quando l'ultimo assalto avrebbe avuto le sembianze di un corner, si ferma ai tre risultati utili consecutivi. Per il Diavolo è l'ulteriore certificazione che la strada è davvero quella giusta. È tutto per questa edizione del TG6. Grazie per averci seguito. Una buona serata.